Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Marco Anselmi, che mi chiede di parlare del film del 2015 di F. Gary Gray, Straight Outta Compton. Film stavolta biografico, non documentaristico, che naturalmente inserisce alcune anche spezzoni dell'epoca, ma che in realtà ricostruisce proprio la vita di tre ragazzi che faranno nascere il gangster rap e soprattutto faranno avvicinare il rap al mondo dei giovani anche bianchi, e soprattutto che porterà veramente al grosso casino anche con la polizia, perché una delle canzoni più famose che l'ha portati allo scandalo è appunto Fuck the Police. È la storia quindi appunto di questi tre ragazzi e di questo quartiere ghetto. Uno che era Dr. Dre, DJ talentosissimo, poi c'era lo splendido Ice Cube, che era un rimatore formidabile, un MC mostruoso, assieme a Easy, che è un presente uno spacciatore che vuole fare hip hop e tutto il resto. I nostri praticamente creano questo gruppo che fa scalpore enorme, che porterà poi in realtà alla creazione dell'hip hop moderno. E il regista F. Gary Gray è quello che fece Il Negoziatore, un regista che sapeva anche girare abbastanza bene, uno che di ottima tecnica. Il film infatti è tecnicamente fatto benissimo, la ricostruzione d'epoca è perfetta, gli attori che interpretano i nostri tre sono ottimi, anche tutti quelli che girano intorno e che interpretano altri attori rapper famosi sono veramente niente male. La musica è una bomba, è meravigliosa, e questo film praticamente è il classico film appunto che spiegava che se crescevi in quel quartiere o facevi sport o facevi qualcosa di artistico, se no eri praticamente nessuno. E quindi insomma un film che parla si potrà dire Nigga With Attitude, che erano gli NWA appunto, e alla storia di loro, i loro esordi discografici, come venivano raccontati all'interno di una società, quella di fine anni 80, come venivano accolti anche dalla loro stessa comunità. È un film ben fatto, sicuramente non siamo di fronte a un capolavoro, è un film memorabile, però è un film insomma che forse per la prima volta cerca di raccontare l'hip hop in una maniera non così agiografica, ma direttamente appunto attraverso le voci dei protagonisti, perché Ice Cube e Dr. Dre hanno praticamente collaborato alla sceneggiatura e a tutto il resto del film. E si vede, perché è un film comunque per nulla geografico, nemmeno questo, è un film che racconta quello che deve raccontare e che dice anche le cose negative di un certo tipo di movimento, ma che insomma non enfatizza quelle buone, ma che ci mostra un tipo appunto di America che all'epoca sembrava quasi alternativa, molto violenta e così distante dal potere. Poi attraverso il film noi vediamo insomma la voglia dei nostri di diventare anche ricchi, famosi e tutto il resto, ma quelli che gli smuoveva praticamente a fare qualcosa era proprio la, diciamo così, immobilità di un certo tipo di paese come quello americano, che diceva insomma di aver accettato tutte le proprie provenienze di ogni tipo di religione, cultura e colore, quando in realtà i nostri erano ma di molto neghetti. E con questo gruppo e messo insieme hanno tirato fuori una posse che è rimasta storica e che il nostro Gray ha raccontato comunque con una bella mano, con dei buoni attori, e chi ama la storia dell'hip hop non può esserselo assolutamente perso, credo l'abbia già visto. Chi non ne sa niente, un'occhiata gliela darei, perché insomma è la nascita di un hip hop, quello anni 80, che poi porterà appunto all'hip hop moderno, che sarà forse la musica, come ho detto, più venduta del XX secolo. Quindi cosa vi posso dire di più? Per me questo è un film assolutamente da non perdere, recitato molto bene, diretto con gusto, bellissime musiche, e poi fa un pezzo di storia, come ho detto, americana, e della sua musica, senza agiografare, cercando di farci capire da cosa nasce tutto quello che poi è diventato un movimento che piano piano ha conquistato le vette della classifica. Il link di Straight Outta Compton è qui sotto, poi insomma a voi guardare il film e capire insomma se vi interessa o meno l'argomento. Detto questo, credo che chiunque ami l'hip hop e il rap questo film l'abbia già consumato, visto e comprato, se non lo avete fatto, mal per voi, il link è qua sotto, acquisto obbligato.